Sai per caso che cos'è questo? È un principio di infarto. E visto che i sintomi che ho avuto non c'entravano assolutamente nulla con un principio di infarto, allora, niente, voglio pubblicare questo video, magari potrebbe servire a qualcuno, se magari dovesse capitare, spero di no, quello che mi è capitato a me, quindi i sintomi che ho avuto io, che ripeto, non hanno nulla a che vedere con un principio di infarto. Essere informati, rimanere informati su queste cose qui, come magari mi è capitato a me, sicuramente ti può salvare la vita. Io ho forse la fortuna, la bravura di non aver sottovalutato i sintomi che avevo, ha fatto sì di essere ancora qui. E ti voglio spiegare quello che mi è successo. Quello che mi è capitato, questo è successo nel mese di, i primi di novembre, tornando a casa la sera, verso le 21, io mi ricordo che quella sera mi sono preso tanta di quell'acqua perché pioveva molto, ero con lo scooter, quindi ero proprio fradicio. E forse anche questo è stato un po' il mio dubbio di quello che mi era capitato, perché niente, mangiato tranquillamente la sera, poi a un certo punto verso le 11:30, mezzanotte, ero seduto così come sono adesso davanti al computer e ho incominciato a avere delle gran vampate di caldo. Nel petto ho incominciato a avere tutto questo bruciore, queste vampate, un calore esagerato. Ho detto, Ale, visto che mi ero completamente inzuppato nel tornare a casa con lo scooter, ho detto adesso mi arriva un'influenza che mi dà una briscola e vabbè, fatto sta che mi sono alzato per bere un po' d'acqua perché veramente andavo a fuoco, insomma, questo bruciore nel torace sempre più forte, mi sono alzato per andare a bere l'acqua. E nel frattempo mi sentivo nel braccio sinistro, quindi nel dito anulare e qui sotto, un formicolio. Ma lo davo come una cosa normale perché, sapete, quando stiamo sempre davanti al computer siamo sempre messi in una posizione non sempre ottimale. E allora è una cosa normale, come adesso magari ho le gambe incrociate, quindi mi si addormenta la gamba o il braccio, quindi non gli ho dato tanto peso. Il peso ho incominciato a darglielo dopo che 10 minuti che ero lì e questo formicolio nella mano non mi passava. E dal di lì, sinceramente, diciamo che è stato l'input, quello che mi ha dato, diciamo, la preoccupazione, quindi un pensiero, un allarme, un grosso allarme. Non tanto il bruciore nel petto, ma il formicolio nella parte sinistra tra il dito e il braccio. Anche se giorni prima, una settimana prima, anche se il mio medico, quando dopo gli ho spiegato tutto quello che mi era accaduto dopo che era passato, insomma, tutto quello che tra un po' vi dico di quello che ho fatto, diceva che non era un sintomo, e cioè io una settimana prima, dei giorni prima, accusavo un dolore nel mento, ma da questa parte, quindi nella parte dell'orecchio, nella mandibola sinistra, e a masticare. Facevo fatica, cioè mi faceva proprio male, non riuscivo a masticare.
Il medico mi ha detto che non c'entra niente con, sai, quegli allarmi che si possono dare. So che invece ci sono degli allarmi, però diceva che era un altro tipo di dolore. Quindi sì, un dolore nel mento molto forte, poi l'infarto ti prende tutta la parte qui, insomma ti dà una bella briscola e quindi la si sente subito. Quindi tutto quello che io avevo non c'entrava niente. Fatto sta che logicamente a quel punto è incominciato il panico, quello sì, il panico, salivazione a zero, quindi la salivazione proprio si era azzerata completamente, continuavo a bere, l'agitazione che incominciavi ad avere, ho avvisato la moglie, poverina che stava dormendo. Ho detto guarda che qui c'è qualcosa che non va. Ho aspettato un altro po', quindi cercando di calmarmi un attimo, mi sono seduto, cercavo di rilassarmi, quindi cercavo di stare più calmo, però notavo che questo bruciore al petto continuava sempre di più, sempre di più. Il formicolio nel braccio non mi passava, insomma era passata una bella mezz'oretta dopo che mi era caduto. A quel punto ho chiamato il 118 e dopo appena 10 minuti sono arrivati. Quello che hanno fatto subito, mi hanno fatto sul momento un elettrocardiogramma che era negativo, quindi non dava anche lì nessun sintomo di un principio di infarto. Però giustamente mi hanno portato al pronto soccorso per fare un controllo. Arrivati al pronto soccorso, dopo pochi minuti mi hanno rifatto nuovamente un altro elettrocardiogramma, poi sono andato dal medico di turno che sinceramente non ricordo come si chiama, mi dispiace perché la volevo anche ringraziare, perché non ha sottovalutato i miei sintomi, come magari potrebbe a volte accadere. Si parla sempre, si sente sempre di questa mala sanità. Io fortunatamente posso dire tutt'altro. Quindi, quando sono andato lì, gli ho spiegato insomma di quello che accusavo, e dal di lì insomma mi hanno fatto le analisi del sangue, quindi la routine che si fa, elettrocardiogramma e analisi del sangue. Ci sono due controlli, quindi proprio di routine. Quindi niente, ho fatto il primo controllo, quindi analisi del sangue e elettrocardiogramma, e poi ho dovuto aspettare un paio di ore, perché nella prassi. Dopo passate queste 2 ore mi hanno rifatto nuovamente l'elettrocardiogramma, nel frattempo mi avevano fatto una puntura, adesso sinceramente non ricordo. Di che cosa che mi ha attenuato, quindi questo bruciore al petto incominciava a svanire. E poi mi hanno rifatto nuovamente il prelievo del sangue. Come routine sempre 2 ore di attesa, quindi siamo arrivati quasi alle 5:30, 6 del mattino, e quando mi hanno riportato dalla dottoressa mi hanno fatto vedere, insomma, mi hanno fatto notare che c'erano il primo prelievo era negativo, il secondo prelievo era positivo. Adesso non vi so dire tecnicamente di che cosa, però non andavano bene. Uno di questi due prelievi c'era un qualche cosa che non andava, quindi loro lì per lì dicevano boh, o è una polmonite o è un principio di infarto. Io da lì, quando ho detto principio di infarto, ragazzi, sono sbiancato, proprio non mi rendevo neanche conto di cosa stesse accadendo, perché dice, boh. A quel punto mi hanno fatto fare, vabbè, prima mi hanno fatto anche dei raggi al torace, poi mi hanno mandato dal cardiologo a fare un'ecografia. E dal di lì mi hanno, forse non riuscivano a vedere ancora nulla, e mi hanno, sarei andato a fare questa coronaroscopia,
coronarografia. E mi hanno spiegato bene o male di cosa si trattava, per andare a vedere insomma se c'era qualche cosa di più complicato. E infatti mi sono andati a fare un'angioplastica, io adesso ci sorrido, ma hanno trovato questa cosa qua. In poche parole, una coronaria che era chiusa. Mi hanno fatto un'anestesia parziale, fortunatamente sono passati dal braccio destro e sono andati verso il mio cuore in questa coronaria. In questa coronaria hanno messo questo palloncino che mi hanno aperto. Io avevo lo schermo davanti, tipo televisore, e vedevo che cosa stavano facendo, quindi facevano un contrasto, buttavano un liquido e vedevano tutto questo liquido in queste coronarie, andavano da tutte le parti. In quel modo sono riusciti a vedere dove era chiuso e dal di lì sono intervenuti mettendoci questo palloncino che si chiama stent. Quindi la diagnosi che hanno riscontrato: sindrome coronarica acuta, stemi, con efficace angioplastica del ramo circonflesso. Tutto questo in una mattinata, alla mezza. Ero già fuori, l'intervento è durato circa una cinquantina di minuti, sveglio, un po' di fastidio c'è nel braccio, tipo una scossa, un qualche cosa, però sei proprio così, ammutolito. Non ti rendi conto di quello che poi ti poteva capitare e logicamente ti cambia tutta la vita. E adesso pasticchette per andare avanti con cardioaspirina e altre cose. Però l'importante è esserci. Bene, io direi che è tutto. Vi ho voluto lasciare questa cosa perché non ritengo che magari, chissà, l'informazione può sempre servire, come mi è servito a me. Io, perché informandovi, per sentito dire, per tante cose, sapevo del discorso del formicolio, specialmente sul braccio sinistro, che erano i sintomi che potevano accusare un principio di infarto. Quindi la mia, tra virgolette, bravura, fortuna, chiamatela come volete, è stato proprio quello di non sottovalutare i sintomi che avevo. Quindi mi sono allertato nei tempi brevi, quindi fortunatamente il mio cuore non ha subito nessun trauma, fortunatamente, perché poteva andarmi peggio. Niente, spero che questo video vi possa essere veramente utile. Intanto, oltre a ringraziare naturalmente tutto lo staff medico, adesso non so i nomi, non li conosco, ma il pronto soccorso di Rimini e la cardiologia di Rimini, che fortunatamente, dove vivo io, quindi a Rimini, ho sentito dire che è tra le migliori in Italia, e specialmente oltre a tutti gli infermieri, assistenti, anestesisti e quant'altro,
va logicamente un grazie al dottor Andrea Santarelli, che sarebbe quello che mi ha operato e che so che è tra i migliori che ci siano sul mercato, diciamo. Va bene, con questo è tutto e veramente spero che vi possa essere utile per voi, per altre persone, se dovesse succedere questo, magari state in allerta. Un saluto da Teto. Ciao ciao.